Buongiorno, ci troviamo oggi a Roma, esattamente in via Carlo Fadda, come potete vedere dall'inquadratura. Siamo esattamente nel quartiere Tuscolano, nella parte di Cinecittà S, e siamo all'incrocio tra via Filomosi Guelfi e via Carlo Fadda. Siamo a ridosso della Palmiro Togliatti, però a ridosso ma non sopra la Togliatti, quindi abbiamo buono il fatto che abbiamo una via ad alta scorrevolezza vicino a noi, abbiamo la Tuscolana vicino, la metropolitana vicino, ma non siamo dentro il cuore del quartiere, ma leggermente fuori su questa collinetta che, come potete vedere, è abbastanza anche ariosa, i palazzi sono molto distanziati tra di loro. Quindi abbiamo il beneficio di stare in un quartiere molto popolato, con tutti i servizi anche sotto casa, ma siamo leggermente in alto e quindi non dentro, affossati dentro a quella che può essere il quartiere Tuscolano, il cuore del quartiere Tuscolano. Il palazzo dove abbiamo l'immobile in vendita oggi è questo, come potete vedere in cortina, in un palazzo che non necessita di grandi manutenzioni negli anni, anche perché è stato ristrutturato di recente, e questo è l'ingresso del palazzo 78, e qui entriamo nella parte condominiale ed abbiamo il portone d'ingresso. Bene, siamo ora dentro l'appartamento. Questo è un taglio medio, non grande, in zona, perché gli appartamenti sono tutti molto grandi. Questo è un bilocale, abbiamo un soggiorno su quel lato che poi vedremo, una camera da letto, un bagno, una cucina. L'appartamento, all'infuori di una pulizia generale, togliere le carte e le tinteggiare, non ha bisogno di grandi lavori, in quanto il bagno, come poi vedete, è stato rifatto, quindi gli impianti idraulici sono rifatti e per il resto necessita di una pulita, fermo restando che vada bene così com'è, altrimenti si può ristrutturare, perché l'immobile comunque è a struttura quadrata, ha i pilastri in cemento armato, internamente possiamo muoverlo un po' come ci pare, possiamo togliere tramezzi perché non ha pilastri portanti all'interno della casa, ma ce li ha per rientrare. Bene, Matteo, facciamo vedere il bagno. Questo è il bagno, come vi dicevo, è ristrutturato, c'è una bella doccia 90-90, come potete vedere i sanitari sono abbastanza buoni se uno non volesse cambiarli, comunque è un bagno che è stato ristrutturato di recente. Bene, adesso andiamo a visitare la cucina, qui sulla nostra sinistra. La cucina è una cucina affidabile per 4, come usiamo dire noi. All'affaccio sopra lo Sporting Club Tuscolano, adesso Matteo ce lo fa vedere. Quindi ha questa finestra a tutta presa. Adesso andiamo a vedere la camera da letto e poi la sera. Come vi dicevo, gli ambienti sono giusti, non sono né grandi né piccoli, in totale l'appartamento sono 60 metri quadri, come potete vedere è da togliere chiaramente i parati e da rinfrescare, abbiamo un impianto di condizionamento, termosifoni immobili, l'impianto è centralizzato, non è autonomo, però sono stati sostituiti. Quindi diciamo che l'appartamento sta abbastanza bene. Andiamo a vedere il salone. Allora, questo è il nostro salone, per terra abbiamo un marmo di Carrara, quindi volendo, come anche all'ingresso d'altronde, volendo possiamo tranquillamente tenerlo, sempre se ci piace, perché io dico sempre che l'immobile va un po' versito addosso ai clienti. Anche qui, come potete vedere, abbiamo carta da parare, che sarà sicuramente da togliere, da ridisegnare. Il salone dà su questo balconcino, che dà come la stessa finestra, sopra lo Sporting Club Tuscolano. Questo, lo Sporting Club Tuscolano, per chi non lo conoscesse, è una delle prime palestre e piscine del quartiere, nata col quartiere, è anche una delle più grandi, ci sono sotto piscine e tutto un club con palestre e tutte le attività sportive che si possono fare al chiuso.
siamo, come vi dicevo inizialmente, a ridosso della Tuscolana, a ridosso della Palmiro Togliatti, però siamo leggermente fuori, quindi abbiamo il vantaggio di avere vicine queste strade di grande viabilità con tutti i servizi, però siamo su una collinetta un tantino appartati, quindi non abbiamo la confusione del traffico, anche se i palazzi e la zona è abbastanza intensiva come abitazioni, però è molto molto bello. Bene, io spero che questo immobile sia di vostro gradimento, per altri immobili e per altre proposte potete visitare il nostro sito. Arrivederci e grazie.